Amici di Caffè Italia, bentrovati da Dario Albertini. In questa splendida giornata di sole che potete intuire dalla luce che entra nello studio, inauguriamo una iniziativa nuova che si chiama Caffè Italia Web TV e lo facciamo in occasione di un evento speciale, anzi di più, dei festeggiamenti di una delle più entusiasmanti pagine della storia della radiofonia. Il compleanno di Radio Monte Carlo, che il prossimo sabato 6 marzo compirà 55 anni. Un evento speciale anche per noi, perché chi vi parla ha scoperto la passione per questo oggetto appena 42 anni fa. Senza Radio Monte Carlo, che è stata la prima antagonista di Mamma Rai, probabilmente la storia della radio italiana sarebbe stata completamente diversa e altrettanto probabilmente Caffè Italia e tante altre realtà di oggi che trasmettono sul web, per non parlare di altre che hanno iniziato negli anni 70 con l'antenna in modulazione di frequenza, non sarebbero mai nate. Voglio ricordare alcune voci della storia di Radio Monte Carlo: Ettore Andenna, Luisella Berrino, il grande Herbert Pagani e poi fra i cosiddetti DJ Awana Ghana e altra grande voce nota sicuramente anche ai più giovani, Federico l'Olandese Volante. At last but not least, ultima ma non ultima, Barbara Marchand, la Barbara di Radio Monte Carlo, che da alcune settimane è salita a bordo della nave di Caffè Italia Radio e che il venerdì sera alle 21:30 legge per noi, regalandoci delle suggestive pillole di emozioni. E allora, vi metto in descrizione tutti i link necessari per scoprire di più di Radio Monte Carlo e della sua storia, oltre che quello del nostro sito www.caffeitaliaradio.com. Io a questo punto non posso che ringraziare Barbara Marchand, che dopo tanti anni a Radio Monte Carlo, in Rai, ha scelto Caffè Italia per regalare emozioni agli ascoltatori e alle ascoltatrici, fare gli auguri a Radio Monte Carlo e raccomandarvi di seguire Caffè Italia Radio, la web radio dalla Roma italiano. Ciao!